Questa mattina a Palazzo di Città il sindaco Francesco Miglio ha ricevuto il concittadino Leonardo Avezzano, che ha scalato la vetta più alta d'Europa. Sì, particolarmente gradita questa visita questa mattina di Leonardo, di Leo, che è un giovane della nostra città che si contraddistingue per queste imprese sportive di altissimo livello, quindi gli fa onore questo. Ma la cosa ancora più bella di questa sua ultima impresa è che tutto il ricavato, quello che si è riuscito a racimolare a seguito di questa impresa sportiva, è stato devoluto ai bambini, soprattutto i bambini che vivono, quello dirà meglio di me lui, una situazione di disagio dovuta alla guerra. Quindi questa cosa gli fa doppiamente onore, sia l'impresa sportiva, ma anche l'atto di generosità e di gran cuore che si è accompagnata a questa impresa sportiva. Ecco perché noi quest'oggi gli diamo onore di questo, consegnando questo attestato. Città di San Severo, provincia di Foggia, a Leonardo Avezzano, per essere salito sul tetto dell'Europa, portando a termine la scalata del Monte Elbrus, la montagna più alta del continente, a quota 5.642 metri, e per aver nel contempo raccolto fondi da devolvere in aiuto dei bambini colpiti dalle guerre. L'amministrazione comunale di San Severo è grata e riconoscente per l'atto sportivo compiuto e dall'elevato coefficiente di difficoltà e per il più autentico, nobile gesto di solidarietà in favore di piccoli bisognosi. Complimenti Leonardo, questo è l'attestato. Ecco, Leonardo consegna, credo, al sindaco. Sì, consegno al sindaco delle bandiere tibetane, si chiamano Lungta, che vengono sempre messe nei punti più alti del mondo. E, sì, la credenza tibetana, cioè, dice che queste bandiere, diciamo, infondono pace, compassione e forza. Diciamo, fin dove il vento arriva, quindi auguro tutto questo alla città di San Severo e inoltre degli incensi anche che vengono direttamente dal Tibet. È un piacere condividere questo Grazie. pensiero e i migliori auguri per questa città fantastica. Tante grazie per questo omaggio, a maggior ragione per il contenuto di queste bandiere. Quindi le esporremo sicuramente con i migliori auspici e i migliori auguri per la nostra comunità. A te i nostri sinceri auguri per fare altre imprese e magari abbinarle ad altri atti di altruismo, di generosità verso chi soffre e vive un momento di disagio. Quindi tanti auguri e venici a Grazie, trovare. sempre.